Ciao a tutte carissime amiche ed amici e bentornati sul mio canale con un appuntamento consueto sui detersivi del periodo, quali consiglio, quali non, e poi alla fine video vi farò anche vedere la candela profumata che sto utilizzando in questi giorni. Vabbè, poi vi farò vedere. Allora, andiamo ai detersivi. Allora, il primo detersivo per la casa è il Mastrolindo detergente multiuso. Non è un detersivo che francamente mi fa impazzire, però comunque è un buon sgrassatore, profuma molto di pulito, ma non è diciamo niente di tanto trascendentale. Poi un altro detersivo che sto utilizzando è questo Netto Candeggina Gel, ideale per la pulizia delle superfici dure. Sinceramente non è un prodotto che ricomprerò. Questo qui io l'ho comprato dal supermercato a Bari, Alter Discount, e sinceramente sì, è in gel, quindi dura tanto. Quando lo si va a mettere nel WC comunque pulisce, sbianca e sgrassa, però io non sento molto il profumo della candeggina e quindi per questo fatto io non lo comprerò più. Comunque lo sto finendo, è bon. Questo invece è un Thaiform disinfettante detergente multiuso deodorante al bergamotto. Devo essere sincera, non profuma molto, è un presidio medico chirurgico, è un prodotto che io utilizzo soprattutto per il tavolo della cucina, per ultimo step per andare a disinfettare i piani per la cucina. Chi mi segue lo saprà che io sono malata per la pulizia, l'ordine e l'igiene, quindi io compro quasi sempre detergenti disinfettanti. Non ricordo se questo qui lo comprai dalla Lidl o dalla Eurospin, ma se non vado errato dalla Lidl. È un buon prodotto, non ti fa impazzire per la profumazione, la profumazione non si sente, però il fatto che disinfetta per me è una grande cosa. Ho dimenticato a prendere il mio Alba Pavimenti, ma ormai vi ho fatto la testa tanto, sta nel bagno, l'ho lasciato nel bagno perché ho appena finito di fare le pulizie. Questo invece è il classico alcol etilico che non può mancare. Sto utilizzando ultimamente il detergente piatti della Dexal ricarica a limone da 3 litri e io mi trovo divinamente, lo promuovo e ve lo consiglio, costa poco ed è veramente un capolavoro. Un altro capolavoro che per me ormai è diventato un detersivo immancabile per la disinfezione, l'igiene e la pulizia di casa mia è il Dexal spray mousse con candeggina per la casa e i bucati bianchi, sgrassa e macchia. Ha questa peculiarità nel beccuccio che se si apre va a spruzzare come un semplice spray, invece mettendo questa parte di plastica avanti vi fa praticamente la mousse e per me è veramente uno spettacolo, anche quando devo andare a mettere un po' di spray qui e anche qui. Poi per quanto riguarda invece il bucato, e vi lascerò sopra nelle schede il Tesori d'Oriente, che cosa ve lo dico a fare, ottimo, sto utilizzando il Dixan classico pulito profondo, sono 19 misurini. Purtroppo questi detersivi li hanno rimpiccioliti e diciamo che non va bene, perché questo dura da Natale a Santo Stefano, sono 950 ml di prodotto, comunque
molto molto buono, è comunque un, diciamo, un detersivo top insieme al Dash, c'è anche l'Ace, sono prodotti comunque di vecchio stampo che sono forse riformulati, però secondo me sono veramente il top. E un altro un prodotto top che sto utilizzando in questo periodo, ma lo utilizzerò per tutta la vita, è il Lenore, quello blu, che così ve lo dico a fare, risveglio primaverile ed è davvero spettaculaire. Questi sono tutti i miei detersivi. Adesso vi faccio vedere la candela profumata che sto accendendo in questi giorni. Allora, ecco qua, siamo nel mio ingresso, versione natalizia. Questo è l'albero che ho fatto con le mie manine. Questo è stato fatto con cannucce e carta stagnola. In più ho messo le luci. Qua ci sono alcuni dettagli del regalo che mi ha fatto Ombre. Ecco qui. Allora, chiaramente questo albero stilizzato natalizio è stato diciamo copiato, ma preso spunto più che altro, più che copiato perché poi l'ho personalizzato io, ho preso spunto da due che ha fatto una mia cara amica, me l'ha fatti vedere e quindi ho preso spunti. Questa è una candela che con mio sommo stupore vi posso dire che profuma da morire. È una candela che ho avuto, questa è praticamente la giara grande, ha i frutti di bosco, è la candela che ho avuto 2 giorni fa dall'Eurospin in regalo, è la giara grande, quindi può sembrare anche piccola, ma è grande, ve lo posso assicurare. Eccola qua. Ed è praticamente la candela simil Yankee Candle, è buonissima, mi ha profumato interamente tutto l'ingresso e mi sta entrando anche in cucina. Quindi questo è il coperchio che va a chiudere e quindi questa è la candela. Poi chiaramente vorrò provare pure quella di ombretta, oltre a quella che ho, che mi regalò la mia vita azzurra della Yankee Candle. Quindi spero che questo video sui detersivi consigliati è la candela rossa ai frutti di bosco proprio in stile natalizio. Vi piaccia? Questo ha un carillon. Ecco qui. E nulla, spero che questo video vi piaccia e alla prossima. Ciao!